Salve, mi è stato segnalato un video molto interessante che parla di tante cose, di Tesla, che era uno scienziato che si occupava di magnetismo, elettromagnetismo, di motori ad acqua, di motori magnetici, cosiddetti magneti permanenti, cioè calamite. Poi c'è anche qualche fenomeno di lampadine che fluttuano nell'aria e si accendono. E infine si parla della Tesla Motors, di una casa automobilistica che produce automobili elettriche ad alte prestazioni. Iniziamo da Tesla. Dunque, si dice che Tesla aveva ideato della specie, diciamo, delle specie di raggi della morte, raggi X, che avrebbero costituito quindi un'arma pericolosissima, e che per questa ragione le sue idee sono state offuscate. A parte che non si capisce cosa c'entri con i discorsi energetici, di cui poi si parla nel seguito del video, che sono molto interessanti, cioè l'applicazione dell'elettromagnetismo per lo spostamento e per il trasporto. Ma comunque, insomma, si dice che c'è stato una specie di complotto per cui le idee di Tesla, quelle più avanzate, sono state oscurate. Ora, questa ovviamente è una tesi molto difficile da sostenere, come tutte le tesi che sostengono che c'è qualcosa che potevamo sapere e che non abbiamo saputo. In generale, quando uno scienziato, quando un inventore inventa qualcosa, registra un brevetto. Il brevetto ha un numero ben preciso, e se questo brevetto a nome di Tesla è stato oscurato, a quel numero non corrisponde nessun brevetto. I numeri sono consecutivi, quindi, e il registro dei brevetti è consultabile pubblicamente via internet, tra l'altro da tempi abbastanza recenti. Quindi è possibile andare a controllare se c'è qualche brevetto oscurato o c'è qualche invenzione di Tesla che è stata nascosta. È possibile, giustamente, che i militari, come è successo con ARPANET, cioè la prima rete internet che era militare, è possibile che i militari abbiano, diciamo, trattenuto qualche brevetto perché lo ritenevano di interesse militare. Ma siccome non è mai stato costruito un raggio della morte, diciamo, magnetico, credo che sia molto difficile che diciamo, i militari abbiano tenuto segreta un'invenzione che poi non hanno usato, visto che poi hanno usato roba un po' più pericolosa come la bomba atomica. Secondo discorso, e anche il terzo discorso sono uniti tra loro, cioè il motore ad acqua e il motore magnetico a magneti permanenti, cioè con le calamite. Motore ad acqua, si fa vedere un'automobile che funziona esclusivamente ad acqua, cioè mettendo l'acqua insomma, nel circuito del motore, l'acqua viene scomposta con una elettrolisi, cioè viene scomposto l'idrogeno dall'ossigeno, l'acqua è H2O, l'elettrolisi scompone HeO, cioè l'idrogeno dall'ossigeno. L'idrogeno poi, come sappiamo, può riunirsi con l'ossigeno ricreando l'acqua e in quel caso liberando energia. Quindi a questo punto si produce l'acqua di nuovo, quindi si potrebbe riutilizzare la stessa acqua perché H2O è sempre H2O, quindi è la stessa acqua di partenza, e quindi si potrebbe creare un ciclo infinito. Quindi si può camminare con l'automobile e con quest'acqua che continua a girare nel circuito. Ovviamente questo è falso perché ci sono dei principi della termodinamica che dicono che non si può creare il moto perpetuo, e se qualcuno lo avesse creato potrebbe prendere tranquillamente il premio Nobel, però siccome questo non è successo, io non credo che sia stata mai creata una macchina del genere. Perché non è possibile che un'automobile possa andare, tra virgolette, ad acqua? Perché l'acqua deve essere scomposta in idrogeno e ossigeno. Per scomporla serve l'elettrolisi. L'elettrolisi
ha bisogno di elettricità. Poi si può riunire idrogeno e ossigeno per ricostituire acqua, e questo infatti è un motore a idrogeno, cioè un motore ben conosciuto. Ci sono anche dei distributori di idrogeno, solo che l'idrogeno costa, perché costa dividere appunto l'idrogeno dall'ossigeno, costa trasportarlo e così via. Poi, altro discorso, si parla del motore magnetico, magneti permanenti, cioè che è possibile costruire un motore che gira da solo esclusivamente utilizzando dei magneti, cioè delle calamite. Questo ovviamente non è possibile, sempre per la stessa ragione, perché altrimenti avremmo un moto perpetuo, cioè avremmo un oggetto che continua a girare senza bisogno di assumere energia dall'esterno, e questo ora come ora non è mai stato realizzato, e non credo che sarà realizzato per sempre. Se così fosse, l'inventore di questa ruota che gira all'infinito avrebbe il premio Nobel, però, ripeto, nessuno ha preso, si è preso la briga di dimostrare che è stato rotto il principio per cui non è possibile, diciamo, non è possibile contraddire i principi della termodinamica. Verrebbe da citare un episodio dei Simpson in cui Lisa rimane a casa, se non sbaglio era perché la scuola era chiusa, e lei deve fare qualcosa e costruisce una piccola macchina a moto perpetuo. Il padre gli dice: Lisa, in questa casa si rispettano i principi della termodinamica. Apparentato con questo argomento del moto perpetuo, c'è anche, si vedono dei macchinari che producono molta elettricità, cioè ricevono elettricità e producono molta più elettricità di quella che consumano. Ovviamente anche questo in linea teorica non è possibile, cioè c'è qualche forma di energia che viene consumata per poterla trasformare, perché tutto si trasforma, niente si crea, si distrugge, per poterla trasformare in un'altra forma. Altrimenti, se si dice, vabbè, ma sì, c'è un po' di elettricità che arriva, però c'è anche qualche altra cosa, però non è elettricità. Allora il motore a scoppio va benissimo, perché in verità noi non usiamo l'elettricità per il motore a scoppio, noi utilizziamo del petrolio, cioè del carburante fossile, che estraiamo e lo buttiamo dentro, semplicemente dentro il motore, e poi il motore va con questo petrolio. Quindi, quale può essere l'obiezione, per esempio, all'uso dell'automobile, che quindi risulterebbe molto più conveniente, perché non utilizza nessuna forma di energia per poter produrre energia. In realtà è un'energia chimica potenziale, cioè un'energia contenuta nelle molecole che formano il liquido, che è infiammabile, esplosivo, eccetera, della benzina, e quindi si utilizza nella combustione, quindi diciamo, nella combinazione con l'ossigeno, si sfrutta il calore che viene prodotto per anche la forza dell'esplosione per il motore a scoppio, appunto. Poi si fanno vedere in questo filmato, tipo magia, delle lampadine che fluttuando nell'aria si accendono. Questo è un principio abbastanza noto, che si chiama induzione elettromagnetica, che si può illustrare molto facilmente con un esempio abbastanza conosciuto, cioè la radio. Come funziona la radio? La stazione radio trasmette attraverso un'antenna, attraverso quindi una geometria radiale, cioè dal centro verso la periferia, produce delle onde elettromagnetiche, cioè dei cambi di potenziale elettromagnetico, di tipo con frequenze che si classificano in frequenze radio, cioè in un intervallo di frequenza ben preciso. Attraverso queste frequenze, queste onde, la semplifico, diciamo, queste onde elettromagnetiche attraversano l'antenna. Cos'è l'antenna? L'antenna è schematizzabile in questo modo, cioè l'antenna è un filo
il modello fisico è quello circolare, ma poi può avere qualsiasi forma. È un filo che attraversato da un campo elettromagnetico produce, in senso rotatorio destrosso, una corrente. Una corrente quindi che è proporzionale al campo magnetico che lo attraversa. Quindi riproduce la forma d'onda del campo magnetico che lo attraversa. Questa sottile energia può essere amplificata con un amplificatore di potenza e noi ascoltiamo alla radio o nelle cuffie o dagli altoparlanti, ascoltiamo la musica che viene trasmessa dalla stazione radio. E questo principio è alla base anche di modernissimi caricabatterie che non hanno più bisogno di inserire la spina nel cellulare per poter caricare la batteria del cellulare. E come funziona? Funzionano in questo modo, cioè c'è una base che non è una base con spinotti e contatti, ma una base, una superficie che produce energia elettromagnetica. Nel cellulare c'è l'antenna, cioè c'è un ricettore di questa energia elettromagnetica che trasforma quindi l'energia elettromagnetica, le onde elettromagnetiche vengono prodotte dalla superficie, le trasforma a sua volta in energia che caricano la batteria. Ovviamente questo processo ha una certa perdita perché il campo elettromagnetico non viene completamente catturato dall'oggetto che c'è sopra, c'è comunque una dispersione perché comunque sia è una trasmissione di energia e qualsiasi trasmissione di energia anche soltanto con il filo ha una certa resistenza, quindi produce calore, eccetera, e calore è una forma di energia, quindi comunque si trasforma e si disperde un po' l'energia. Comunque sia, è una forma interessante e molto comoda di trasmissione del segnale o dell'energia, poi l'energia è un aspetto del segnale, viceversa. Quindi non è una magia, una cosa che è misteriosa, eccetera, vedere queste lampadine che si accendono quando vengono spostate sopra questa superficie nera, è una cosa. Un principio molto noto, grazie al quale funzionano le radio, la televisione via etere e così via. Poi, ultima nota, le automobili della ditta Tesla Motors. Le automobili della ditta Tesla Motors sono molto interessanti perché sono motori elettrici che raggiungono velocità molto interessanti, con accelerazioni molto interessanti, tipo da 0 a 100 in 4 secondi, che è praticamente un livello quasi come un motore a scoppio di un'automobile da 1 milione di euro. Quindi, mi sembra la Zonda Pagani Zonda R3, mi sembra che si chiami così, può fare da 0 a 100 da 100 in 3,4 secondi, quindi diciamo, sono prestazioni veramente eccezionali. Tuttavia le automobili della Tesla Motors sono, tra virgolette, semplici automobili elettriche, esattamente come le auto elettriche che ogni tanto ci può capitare di vedere in giro. Cioè, sono esattamente auto elettriche, sono la versione ingrandita delle automobiline radiocomandate. Sono auto completamente elettriche che hanno bisogno di essere caricate. Sono cariche veloci, cioè servono solo 45 minuti per caricare la batteria di un'auto di quel genere. Le autonomie sono comunque interessanti perché anche le batterie sono abbastanza grandi e il costo di questa auto elettrica è abbastanza alto. Ovviamente è opportuno che il futuro si muova verso il trasporto magnetico, perché l'utilizzo della corrente elettrica per il movimento è molto molto efficiente. Mentre utilizzare qualcosa che scoppia o scalda per muoversi è ovviamente poco efficiente. D'altra parte è assurdo, ad esempio, utilizzare boiler elettrici per scaldare l'acqua senza usare invece combustibili più o meno fossili per fare un lavoro che invece naturalmente fanno, cioè quello di bruciare, creare quindi fiamma o comunque scaldare e creare quindi calore. Grazie.